E allora, siccome noi siamo leghisti e siamo coerenti, per il prossimo ospite del palco servono due applausi. Uno per il suo ruolo che rappresenta appunto in Parlamento per tutti noi e poi perché è appena diventato papà. Eccolo qua, Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega in Senato. Grazie a tutti. Beh, innanzitutto passatemi, il saluto va a mio figlio, a Filippo, che è nato il 24 e purtroppo oggi non può essere qui, quindi Filippo, il tuo papà ti saluta e tutta la piazza ti salutano. Io voglio dedicare la mia presenza sul palco a un signore, a un mio amico di Pavia, una persona che conosco, si chiama Carlo questo signore, anche lui un papà. Non è un tesserato Lega, non è un militante, è un simpatizzante che oggi voleva essere qui con noi. L'altro giorno mi ha fermato e mi ha detto: guarda Giamma, io non posso esserci perché da giugno sono a casa senza lavoro. Mia moglie guadagna 400 euro al mese e viviamo in automobile noi due e nostro figlio. E quindi purtroppo i soldi per poter venire a Cittadella non ce li abbiamo. Però di a quella piazza che anch'io mi sento una bestia. Una bestia non perché non guadagno, ma una bestia perché voglio tutelare gli interessi dei miei figli. E quindi il mio saluto va a lui, a questa persona. Pensate quanti Carlo ci possono essere in tutta la Padania, in tutta Italia, che magari oggi volevano essere qui e purtroppo non ci sono. E quei Carlo sono le persone reali, sono quelle che vivono l'economia reale, non l'economia di Renzi e dei suoi amici che ci stanno dicendo che va tutto bene, ci stanno dicendo che siamo fuori dal tunnel, ci stiamo dicendo che c'è la ripresa. Se vi ricordate, lo diceva anche Monti che c'era la ripresa, lo diceva anche Letta che c'era la ripresa. E invece siamo qui a parlare con i signori Carlo di turno, quelli che non riescono ad arrivare a fine mese. Perché? Perché il signor Renzi preferisce spendere i danè per chi arriva da fuori e magari qui arriva da fuori, anzi sicuramente chi arriva da fuori sono quelli che magari stanno negli alberghi a 4 stelle, sono quelli che vogliono l'albergo di lusso, sono quelli che hanno il telefonino di ultima generazione e sono quelli che magari si lamentano. Perché? Perché magari l'albergo che li ospita gli dà il risotto anziché il loro piatto preferito. Ma caro, cara risorsa, stava venendo una parola non da dire da questo palco, cara risorsa di turno, ma cosa mangiavi a casa tua? Ma se scappi realmente da una guerra, cosa mangiavi? Dove vivevi? Che telefonino avevi? Arrivi qui e pretendi che gente che ha lavorato una vita ti paghi e ti faccia fare la bella vita e non fare un cazzo tutto il giorno negli alberghi, mentre noi siamo qua e paghiamo le tasse. Paghiamo le tasse per mantenere le risorse e per mantenere chi le risorse ce le sta mandando, per mantenere quelle cooperative che durante la mafia capitale andavano a dire che con i clandestini e con gli immigrati si guadagna più che con la droga. Il problema è che quei soldi arrivano dalle nostre tasse, arrivano da chi si sveglia la mattina e si tira sulle maniche, arriva da tutti quegli imprenditori che si sono impiccati per poter portare avanti questo governo di merda insieme agli altri precedenti. E il problema è che quando vai a Roma insieme ai miei colleghi senatori che ho l'onore di coordinare, sono qui in mezzo a voi e che lavorano tutti i giorni per fare i nostri interessi, gli interessi della nostra gente, quando vai a Roma la prima cosa che ti dicono in Senato alla prima settimana dei lavori, ti dicono: beh, le priorità dell'inizio dopo le vacanze sono le riforme costituzionali e i diritti civili. Queste sono le priorità dell'Italia? Delle riforme costituzionali non gliene frega niente a nessuno, perché non si mangia con la riforma del Senato, non si mangia con la riforma costituzionale che permette a Renzi di fare il fenomeno in giro per l'Europa. E i diritti civili? Ma i diritti civili non sono i matrimoni come li vuole Renzi e i suoi amici. I diritti civili sono i diritti di quelle persone, il diritto di poter arrivare a fine mese, il diritto di sfamare i propri figli, il diritto dei pensionati di poter avere una pensione equa, perché gente che ha lavorato una vita si è fatto un mazzo così per permettere a noi giovani di poter fare la bella vita, quello che stiamo facendo in questo momento. I diritti civili sono i diritti di quel 40
34% di giovani che sono disoccupati, non i diritti di Renzi e dei suoi amici e delle quattro associazioni finto culturali radical chic di sinistra che gli fanno fare il fenomeno da baraccone in giro per l'Europa. E a proposito di fenomeno da baraccone, e qui termino perché mi hanno detto che non devo andare oltre i 5 minuti, sennò Alessandro mi mena. A proposito di fenomeno da baraccone, ieri c'è stato un grandissimo evento che ha tenuto davanti alla televisione milioni di italiani, la finale di tennis a New York, tanti italiani davanti alla televisione, benissimo, e siamo anche contenti, però come gli altri italiani doveva esserci anche il Presidente del Consiglio davanti alla televisione, perché aveva degli impegni istituzionali e gli impegni istituzionali si rispettano prima che andare a New York con l'aereo di Stato, con l'aereo che paghiamo noi, che lo pagano gli italiani. Caro Renzi, vai a fare il fenomeno da baraccone a spese tue, non con i nostri soldi. Se vuoi andare a fare il fenomeno, vai a spese tue, lascia quell'incarico che hai in modo abusivo e vai a fare il fenomeno da baraccone in giro per il mondo, ma non rappresenti gli italiani, perché non rappresenti nessuno, nessuno. E il problema sapete qual è? Che il signore che non rappresenta nessuno si è comprato l'aereo nuovo, si è comprato l'aereo nuovo, 20 milioni di euro l'aereo nuovo ci costa per permettergli di andare a fare il pirla in giro per il mondo. L'aereo te lo paghi tu, non te lo voglio pagare io. Grazie a tutti e grazie a tutti quelli che hanno fatto chilometri e chilometri per essere qui. Quindi io vi saluto con uno slogan a me caro, Padania libera, grazie. Gianmarco Centinaio, grazie.